Allora, oggi siamo qui con il professor Giorgio Nardone, massimo rappresentante contemporaneo della terapia strategica e anche padre del modello evoluto da lui creato, che è la terapia breve strategica. Buongiorno, professore. Ciao. Allora, penso che con 35 anni di esperienza, più di 30 libri scritti, tradotti in diverse lingue, la terapia strategica sia conosciuta praticamente da tutti in tutto il mondo. Però magari non tutti hanno un'idea precisa di quale sia la sua evoluzione. Quindi ci vuole dare un pochino quali sono stati i passi principali di questo approccio, dai suoi esordi al giorno d'oggi? Beh, allora, comunemente si dice che la terapia strategica nasce con Milton Erickson quando nel 1930 pubblica un articolo dimostrando che le tecniche indirette di suggestione funzionano meglio dell'ipnosi diretta o delle prescrizioni date con un linguaggio non suggestivo. E direi che lì inizia la tradizione della terapia strategica, anche se dal mio punto di vista la terapia strategica ha radici ben più lontane. Ha radici nel mondo ellenico, nella tecnica dei sofisti. Il primo grande terapeuta della storia, Antifonte, era un sofista che curava con la parola la maggioranza dei mali e usava una comunicazione persuasoria. Così come a Oriente la tradizione della saggezza cinese, dell'arte dello stratagemma, riguardava come risolvere problemi con soluzioni non ordinarie già 4.000 anni fa. Quindi direi che far risalire ad Erickson la storia dell'approccio è ricondurre tutto al secolo scorso, ma la tradizione molto più antica. Certo, Erickson è stato colui che ha dato un avvio importantissimo e che ha elaborato una miriade di tecniche che tuttora riadattate o utilizzate come lui stesso ha formulato, fanno parte del bagaglio della terapia strategica. Poi, coloro che hanno dato una formulazione in senso di modello effettivo di terapia breve o di terapia breve strategica o terapia interazionale breve strategica, è stato il gruppo del Mental Research Institute di Palo Alto negli anni 60, verso la fine degli anni 60, ad opera di John Wicklund, che è stato il primo maestro e anche il primo a formulare il costrutto di tentata soluzione che se non funziona complica il problema e che quindi diventa il bersaglio dell'intervento terapeutico, interrompere questo circolo vizioso tra tentate soluzioni fallimentari e mantenimento del problema, e Paul Watzlawick, che in virtù della sua grande preparazione logica, epistemologica e anche della sua capacità di scrivere in maniera così coinvolgente, ha ancor più formalizzato il modello e nel libro Change, per la prima volta nel 1974, si ha proprio la formulazione del modello della terapia breve. Come molti sapranno, io sono andato a formarmi là all'inizio degli anni Ottanta, ho avuto la fortuna di diventare, ma anche l'onere, l'erede di Paul Watzlawick, che ho lavorato insieme a lui per più di 20 anni, tenendo seminari, conferenze, ma non solo facendo ricerche, sottoponendo a lui tutto quello che andavamo formulando in termini di tecniche e di protocolli di trattamento, e questo ha condotto a formalizzare quelli che ormai sono noti in tutto il mondo come i modelli specifici di trattamento della terapia breve strategica, che peraltro sono dei best practice, delle linee guida di prima qualità anche utilizzate da molti altri approcci. Dopo la morte di Paul Watzlawick nel 2007, ma dopo il suo ritiro nel 2001, ho avuto ancora più l'onere di, come dire, portare avanti il vessillo della cosiddetta scuola di Palo Alto, proprio anche in suo onore, visto che una volta lui nel 2000 ha detto alla scuola di Palo Alto si è trasferita ad Arezzo, in modo simpatico, facendo proprio riferimento al fatto che abbiamo messo a punto una modalità di ricerca che è conoscere problemi attraverso la sua soluzione, quindi invertire come si fa in terapia il procedimento di conoscenza che viene dopo il cambiamento, invece che essere la conoscenza ciò che porta al cambiamento, che poi era la metodologia di ricerca di Kurt Lewin, il grande psicologo sociale, e il primo aver scritto la teoria sul cambiamento. E applicata questa in campo clinico, è significato prendere il concetto di tentata soluzione e farlo diventare uno strumento anche di ricerca, non solo di terapia, quindi usare le tentate soluzioni come ciò che mi discrimina tra
un tipo di patologia e un altro tipo di patologia. Individuare per le grandi, importanti psicopatologie le tentate soluzioni ridondanti e calzare soluzioni terapeutiche per queste. Questo ha portato dapprima a elaborare modelli per i disturbi fobici ossessivi e avere, come ben si sa, un'efficacia, un'efficienza altissima per i disturbi ossessivi compulsivi, per i disordini alimentari, fino ad avere elaborato ormai più di 40 protocolli differenti che hanno trovato la loro validazione proprio nella prassi empirica. In questo momento solo qui al centro di terapia strategica i casi trattati superano i 30.000, di cui ne abbiamo più di 15.000 completamente videoregistrati, compresi i follow-up fatti a distanza di tempo per dimostrare che la terapia breve, se è fatta bene, se è portata avanti in tutte le sue fasi, non porta obbligatoriamente, come è l'accusa storica, ricadute o a spostamenti del sintomo. Quindi direi questa è l'evoluzione dagli esordi ai giorni nostri. Certo, una cosa che dobbiamo dire con un pochettino anche di soddisfazione, se non orgoglio, è che proprio grazie al lavoro che si è fatto qui al Centro di Terapia Strategica, questo approccio è diventato uno degli approcci più ricercati in tutto il mondo. Noi abbiamo oltre 20 sedi di ricerca, di didattica, di clinica sparse in tutti i continenti, che lavorano proprio nella diffusione, nella formazione, nella ricerca per far evolvere sempre di più l'approccio. E anche in Italia, fino agli anni 90, nessuno conosceva la terapia breve strategica. Il libro L'arte del cambiamento, scritto a quattro mani con Paul, è stato il manifesto di questa cosa, e poi tutti gli altri hanno diffuso a tal punto da... riprendo la battuta del mio amico Piero Petrini, dice: adesso vai in libreria e trovi Freud, Jung e Nardone. Quindi le terapie brevi in generale, le terapie brevi strategiche, in questo momento finalmente sono ben note al largo pubblico. Allora, una delle maggiori difficoltà nel comprendere le terapie brevi sta proprio, a mio parere, nell'entrare nella forma mentis, nella mentalità adeguata. Se ritieni che in poche sedute non potrai ottenere un cambiamento, sarà sicuramente, inevitabilmente così. Ora, dobbiamo mettere che non viene spontaneo pensarla diversamente, perché significa mettere in discussione, a volte proprio abbandonare, delle teorie, dei costrutti, delle epistemologie che spesso vengono insegnate negli studi ancora ad oggi più tradizionali, universitari. Quindi non voglio entrare nel merito di una lezione di epistemologia, però sarebbe davvero interessante se potesse definire quelli che per lei sono i punti chiave della forma mentis che un terapeuta deve assumere per poter fare terapia breve. Allora, io direi che forse la cosa più utile è di partire da una cosa applicativa su cui tutti concordano. Io, nel mio ultimo libro che è appena uscito, Il cambiamento strategico, tratto proprio di questo argomento. L'esperienza emozionale correttiva, formulata per la prima volta da uno psicoanalista negli anni 40, Franz Alexander, è definita quel momento in cui il soggetto ha un'esperienza concreta che gli fa cambiare le sue sensazioni, le sue percezioni, e quindi cambia reazione, cambia modo di sentire quella cosa e cambia modo di pensare a quello che vive. E questo è ciò che innesca quel processo di cambiamento terapeutico che porterà alla guarigione. Ora, su questo tipo di costrutto tutti concordano, tutti gli approcci concordano. Quindi partiamo da un fattore comune. Il cambiamento terapeutico avviene, e avviene grazie a esperienze emozionali correttive che possono essere strategicamente indotte o casualmente arrivare. Ora, qual è la forma mentis differente? Secondo gli approcci psicodinamici, come definisce bene Daniel Starn, che nel suo libro proprio sul momento presente, dice: l'esperienza emozionale correttiva è qualcosa che avviene in modo imprevedibile e casuale. Quindi tu fai un trattamento, cerchi di rendere più consapevole possibile il paziente, vai ad analizzare il suo passato, la sua storia, i suoi sogni, le sue fantasie, usi gli strumenti tipici dell'approccio psicodinamico, poi a un certo punto casualmente arriva l'esperienza emozionale correttiva, che può essere dopo poche sedute o dopo centinaia di sedute. La forma mentis di uno strategico, che sta proprio
nel termine strategia o logica strategica, che significa che il modello viene a costituirsi sulla base dell'obiettivo da raggiungere e non sulla base della teoria da rispettare. Questa è la logica che sottende agli approcci strategici. Quindi in questo caso l'esperienza emozionale correttiva non sarà casuale, imprevedibile, ma sarà causale, prodotta con tecniche specifiche messe a punto per ottenere quell'obiettivo, sperimentate sul campo fino a essere validate. Per esempio, se noi prendiamo una delle psicopatologie che trattiamo di più, un disturbo ossessivo compulsivo, un'anoressia giovanile o un attacco di panico, si applicano delle tecniche fin dalla prima seduta che tendono a mirare a certi bersagli, che sono poi le tentate soluzioni disfunzionali che alimentano il problema, per provocare esperienze emozionali correttive, ovvero fare in modo che il paziente cambi la sua percezione di quel suo sentire patologico, che gli fa cambiare completamente la reazione e quindi esce dall'insanità e rientra nella sanità. È chiaro che se l'intervento è mirato e costruito strategicamente, il tempo si restringe. Questa direi che è, da un punto di vista sia epistemologico, quindi teorico, sia applicativo, la grande differenza. Ma il processo di cambiamento terapeutico è lo stesso per tutti e tutti sono d'accordo. Certo. La differenza come lo produci? Deliberatamente, attraverso tecniche specifiche, oppure aspetti che avvenga? Visto che ne ha anche accennato, veniamo a un aspetto pratico, la prima seduta, poi vedremo anche di tecnica, però immaginiamo la prima seduta. Essendo una terapia breve, spesso lo sblocco può avvenire in poche sedute o addirittura nella prima seduta. In molti suoi libri, ne ha in mente uno, Il dialogo strategico, parla per esempio proprio di questo, di come tentare anche di far avvenire questo. Immaginiamo allora di vedere un terapeuta breve strategico impostare quella prima seduta. Che cosa vedremo? Cosa farà? Allora, prima di tutto, quando tu concentri in una seduta tutto quello che puoi ottenere, di nuovo non vuol dire che sei strategico e basta. Eric Berne, il fondatore di un altro approccio, diceva: devi considerare ogni seduta come se fosse l'unica. Cerca di ottenere il massimo in ognuna di queste. Ci sono studiosi, tu lo sai bene, che si concentrano proprio sulla terapia di singola seduta per indurre un cambiamento. Nel mio lavoro specifico, l'evoluzione della prima seduta come una seduta dove si cerca di indurre il cambiamento dentro il dialogo è diventata un'evoluzione dopo anni in cui la prima seduta serviva per comprendere il funzionamento del problema e poi venivano date delle prescrizioni che dovevano scatenare il cambiamento nello spazio tra la prima e la seconda seduta con le prescrizioni fuori dal colloquio clinico. Il dialogo strategico invece, grazie proprio allo studio di quello che veniva spontaneamente da fare durante le sedute, si evolve con una tecnica per rendere il colloquio un colloquio orientato al cambiamento fin da subito. Questo che significa che anche semplicemente il domandare al paziente qualcosa relativo a come funziona il suo problema sarà studiato con una tecnica comunicativa che lo conduca ad aprirsi verso nuove prospettive, le domande strategiche. Le domande strategiche sono domande formulate in modo da dare dentro l'interrogativo già due alternative di risposta che orientano a discriminare il disturbo non solo al terapeuta ma anche al paziente, a conoscere come lui funziona. Poi le domande strategiche si evolvono in domande che orientano a comprendere come il paziente stesso, attraverso i suoi tentativi fallimentari di risolvere il problema, lo complica o come, quando ha avuto successo, è stato capace di accedere a risorse che magari pensa di non avere, fino a guidarlo a comprendere quali sono le modalità alternative per uscire dal problema. Oltre a questo modo di fare domande progressive attraverso le quali il paziente scopre attraverso le sue risposte il suo problema, come funziona e come risolverlo, e qui ci vuole un po' di sana umiltà, questa non è un'invenzione di Giorgio Nardone, Protagora lo faceva già 2500 anni fa nel suo dialogo eristico, l'arte di fare domande che guidavano le persone a cambiare il loro modo di vedere le cose grazie alle loro risposte. Quindi arrivavano per un processo di persuasione
a scoprire in prima persona come stanno le cose e come cambiarle strategicamente. A questo tipo di tecnica abbiamo aggiunto le parafrasi ristrutturanti, che è un modo di rimandare indietro ogni serie di domande al paziente o al cliente, una riformulazione delle sue risposte tradotta in termini di una sequenza che fa comprendere meglio il funzionamento del problema, a cui si aggiunge sempre una ridefinizione in linguaggio analogico, suggestivo, per lavorare sia sulla mente razionale che sulla mente antica, arcaica. E questo è un tratto fondamentale degli approcci strategici. Il linguaggio che va, come dicono le neuroscienze, al palioencefalo, perché il cambiamento terapeutico è là, non è nella ragione. Più dell'80% delle cose che noi facciamo dipartono da lì, non dal nostro ragionamento come ci piacerebbe pensare. Le parafrasi ristrutturanti hanno proprio lo scopo di far, prima di tutto, verificare che siamo sulla strada giusta, che il paziente ci dice sì, stanno proprio così le cose, ma in lui innescano un processo di ristrutturazione. In più, attraverso le tecniche di linguaggio analogico, formule evocative, si creano delle sensazioni nuove, anche delle esperienze o avversive o che enfatizzano certi modi di fare, certi modi di agire, certi modi di vedere le cose. E così gradatamente si guida la persona in un percorso che è una sorta di spirale a imbuto, dove il cambiamento non è solo auspicabile, ma inevitabile, perché ho portato la persona a un punto di rottura rispetto alle sue precedenti posizioni. Ma senza forzatura, ci arriva lei attraverso le risposte che dà alle domande, attraverso il dare consenso alle parafrasi ristrutturanti. E quindi le prescrizioni non saranno più, come era nella prima parte della mia carriera, una ingiunzione direttiva, ma sarà un'ingiunzione accordata. E questo tende a far aggirare molto prima le resistenze al cambiamento, ma soprattutto a creare esperienze emozionali correttive già durante la prima seduta. Tanto che, in termini proprio di valutazione, da quando è stato elaborato il dialogo strategico alla fine degli anni 90, formulato specificamente nel 2014, nel 2004, noi abbiamo visto che nella misurazione dell'efficacia degli interventi, lo sblocco della sintomatologia tra la prima e la seconda seduta, da una percentuale che era intorno al 45%, è schizzata al 75%. Quindi, usando il dialogo strategico, si ha questa meraviglia, anche per ognuno di noi ogni volta, di vedere che il paziente torna dopo la prima seduta e ha avuto, il più delle volte, una riduzione massiccia del disturbo, anche quando questo è invalidante, se non la scomparsa della sintomatologia. E se si considera che l'approccio strategico, paradossalmente, è la terapia più breve, ma quella che si occupa dei disturbi più invalidanti, questo è ancora più da considerare, proprio perché fa leva sulla sofferenza come qualche cosa che ci permette di avere più potere per il cambiamento terapeutico. Allora, poco fa ha parlato molto dell'aspetto della comunicazione, che è uno dei tre pilastri della strategica, insieme alla relazione e alla tecnica. Vorrei approfondirli, perché poi molti segreti della terapia strategica sono qui dentro. Vorrei proprio continuare con la comunicazione, anche perché nella terapia strategica una cosa che a me piace molto è che non si concentra tanto sulla costruzione di sofisticate formule, strutture lessicali, quanto sul valore pragmatico. Giustamente la tradizione è quella della pragmatica della comunicazione umana, di Václavík e Palo Alto. Ci vuol dire meglio con quali obiettivi il terapeuta strategico usa la comunicazione, magari anche facendoci qualche altro esempio? Allora, abbiamo detto nella prima parte del nostro dialogo che Milton Erickson è stato l'iniziatore, proprio perché ha cominciato a studiare la comunicazione suggestiva ipnotica come un elemento per rendere la terapia più efficace e più efficiente. Paul Watzlawick, nella sua pragmatica, nel libro Change, in altro, nel linguaggio del cambiamento, ha ancora più identificato quel tipo di comunicazione, che è una comunicazione che non si esprime in una logica lineare e basta, ma che fa ricorso a formule che spesso sono più tipiche della letteratura poetica, della letteratura narrativa, che di un linguaggio scientifico, ovvero tutto ciò che la linguistica definisce
linguaggio performativo. Austin, quando definisce questo termine, differenzia il linguaggio performativo, che è quel linguaggio che mentre tu lo usi, quella comunicazione che mentre tu la usi, evoca sensazioni, crea realtà. Perché? Perché stimola la parte più arcaica, le emozioni, le sensazioni, e mentre il linguaggio indicativo è quello della spiegazione, è quello che siamo più abituati a utilizzare, perché è quello che ci è stato insegnato a scuola, quello che ci è stato insegnato nelle università, e poi quello che è il linguaggio dello scambio di informazioni. Quindi un terapeuta strategico non dà informazioni, non insegna, ma guida a fare esperienze, esperienze concrete. E questo, se vogliamo, è la grande differenza da un punto di vista pratico con la terapia cognitivo-comportamentale, in particolare quella di Beck, che per certi aspetti ricorda la terapia breve strategica, perché sono dei protocolli, delle tecniche. Per esempio, la tecnica paradossale sugli attacchi di panico, che noi abbiamo formulato come una tecnica che viene somministrata in modo suggestivo, con un linguaggio fortemente ipnotico, nell'approccio cognitivo-comportamentale viene indicato come un apprendimento da fare. La differenza fra i linguaggi fa anche la differenza nell'efficacia e nell'efficienza. Quindi dobbiamo considerare che quando noi parliamo di comunicazione, dentro la terapia breve strategica, dentro la tradizione sistemico-strategica, dentro la tradizione interazionale, il linguaggio viene utilizzato non solo come qualcosa che passa un sapere, che spiega, ma come qualcosa che performa, che fa sentire differentemente. Ora, noi abbiamo strutturato, come tu ben sai, l'analisi e lo studio di un processo di terapia nelle tre dinamiche, nei tre fattori importanti: l'uso della tecnica, quindi quali sono le logiche di problem solving che guidano un terapeuta strategico, quindi l'arte dei stratagemmi, l'uso di tecniche indirette e l'uso anche di tecniche lineari quando sono quelle che funzionano. La comunicazione, che è il ricorso a un linguaggio che oscilla sempre tra linguaggio logico e linguaggio analogico, tra linguaggio che esprime con chiarezza limpidezza, un linguaggio metaforico, un linguaggio che crea relazione più intima o che può creare distacco. Quindi il terzo fattore, la relazione, diventa l'effetto del linguaggio che usiamo, anche se molti autori lo ritengono una cosa differente, ma è la comunicazione che crea la relazione. Quindi nell'ambito della tradizione strategica, le due anime sono proprio la tecnica, intesa come una logica non lineare di problem solving, quindi l'uso di paradossi, di ingiunzioni contraddittorie, di credenze volutamente create attraverso la suggestione, il linguaggio particolare, e dall'altra parte di una comunicazione che è una comunicazione performativa e non una comunicazione esplicativa. So che molti non aspettano altro che sentir parlare della tecnica, però lasciamo un po' di suspense, parliamo un attimo anche della relazione, perché come ha detto lei viene creata proprio dalla comunicazione. Allora, la relazione è un aspetto molto importante che dal mio punto di vista nella letteratura di ricerca in psicoterapia è sopravvalutata. Ma perché? Perché quando si parla di fattori comuni si dice che il 40% dell'influenza del cambiamento è dato dalla relazione. Però ci si dimentica che la relazione, come ho appena detto, è il frutto delle tecniche che uso, della comunicazione che uso, e quindi non è una cosa a sé. Ora, cos'è che connota la relazione? Sono gli aspetti emotivi del contatto. Quindi, quanto io posso trasmettere freddezza o calore, quanto io posso trasmettere vicinanza o distacco, quanto io entro o esco dal contatto più intimo. Oggi Rizzolatti ti direbbe sono i neuroni a specchio che si sintonizzano. E questo è vero da un punto di vista neuropsicologico, però è anche vero che, per esempio, spesso questi studiosi si dimenticano di dire che questo avviene solo se ci si guarda, perché se non c'è il contatto oculare non avviene. E ad esempio la comunicazione non verbale è forse il fattore più importante per la costruzione di una relazione.
Non dimentichiamoci che l'effetto prima impressione che avviene nei primi 30-60 secondi di un contatto, che è al 99% non verbale, è dove io mi creo le sensazioni che mi faranno avere fiducia o sfiducia. Quindi la relazione si gioca nella maggioranza dei casi da un punto di vista non verbale. Quindi come io uso lo sguardo, come uso la voce, come mi muovo. È chiaro che se i miei movimenti sono rigidi, sono metallici, creerò difesa o voglia di fare braccio di ferro. Se i miei movimenti sono armoniosi, se la mia voce è come in musica, creo subito un'atmosfera accogliente, rilassante, dove la persona ha piacere di mettersi. Se il mio sguardo non è uno sguardo intrusivo, ma è uno sguardo fluttuante, leggermente ipnotico, la persona si sente più a suo agio. Se i miei ritmi non sono super accelerati, ma rallentati, cadenzati, con cambiamenti a seconda di quanto voglio dare peso a un enunciato o a un altro, questo metterà la persona in una condizione sì suggestiva, ma che vuol dire relazione entro la quale io mi predispongo a mettermi nelle mani dell'altro, come deve avvenire in una buona terapia. Arriviamo allora all'aspetto, l'ultimo pilastro, che è quello tecnico, che è probabilmente uno di quelli più ambivalenti a mio parere, perché da un lato agli occhi di chi guarda la strategica spesso c'è l'idea che è tutto concentrato sulla tecnica, ogni tanto si chiede anche magari qualche terapeuta strategico mi dai la tecnica però in realtà c'è dietro una costruzione che è molto più sofisticata, tanto che chi prova semplicemente ad applicare la tecnica rimane inevitabilmente deluso. Quindi ci può dire uno perché e due come la tecnica si lega poi con la comunicazione e con la relazione? Allora partiamo da lontano. Uno dei fenomeni che io ho vissuto negli anni 80 che mi indisponeva era il fatto che da Palo Alto sono passati la maggioranza di coloro che hanno fatto terapia familiare, terapia sistemica e non solo. Ma la maggioranza di queste persone in Europa affermavano che l'approccio della terapia breve del mental research system non funzionava perché loro non erano in grado di farlo funzionare. Ma queste persone erano andate lì una settimana, due settimane e poi non si erano impegnate a usare la comunicazione in senso pragmatico, in senso suggestivo. Questi personaggi che squalificavano l'approccio dell'MRI lo facevano sulla base del fatto che loro prendevano delle tecniche e pensavano che bastasse prendere la tecnica e buttarla lì durante il colloquio terapeutico, ma in realtà tutte le tecniche della terapia strategica, fin da quelle di Erickson e tutte le altre sviluppate, richiedono da parte del terapeuta una grande interpretazione, quasi come un attore drammatico. Quindi l'ambivalenza sta nel fatto che la tecnica calza la struttura del problema, ma per renderla efficace il terapeuta la deve calzare al singolo paziente, al singolo contesto e a se stesso, al suo stile. Quindi di nuovo si torna sulla comunicazione, sulla relazione. Cioè non esiste la tecnica che può funzionare se non gestisco bene la comunicazione e la relazione. Perché a differenza di protocolli di tipo comportamentale dove si dichiara che debba funzionare il metodo anche con il computer, come hanno cercato di fare Isaac Marx e altri autori in passato, nella terapia breve strategica l'idea è sempre che la tecnica è stata costruita come logica di problem solving specifica per quella tipologia di persistenza di problema, ma il suo successo applicativo dipende da come nella interazione singola il terapeuta la sa ingiungere, la sa far vivere, la sa far essere reale attraverso la comunicazione, attraverso la relazione. Quindi l'aspetto ambivalente è proprio questo. La tecnica può essere sempre la stessa, ma cambia sempre perché io l'adatto a ogni differente paziente. Quindi, poi, io posso interagire sempre differentemente, ma uso sempre la stessa tecnica. Questa è l'ambivalenza. Certo. Ma perché sono due livelli logici differenti. È chiaro che nella storia della terapia strategica in generale, ma in quella che mi riguarda più da vicino, molto frequentemente la maggioranza anche dei colleghi che studia il metodo si sofferma molto di più sulle tecniche, perché sembra che dietro la tecnica ci sia la magia, ma
la tecnica può essere, usando questo termine un po' simpatico, magica, solo se tu la rendi tale per come la comunichi, per come la applichi. Professor Nodone, grazie mille, veramente completissimo, interessantissimo. Bene. Per chi vuole approfondire trova tanti libri, tanti argomenti online. Grazie ancora. A te.